Spesso si sente parlare di politicamente corretto e al contrario di politicamente scorretto. È facile sui mass media trovare questo concetto composto. Ma cosa è il politicamente corretto? Come lo si può approfondire anche alla luce della dottrina sociale della Chiesa? Quali sono i suoi principi, quali sono i suoi rischi ed è l'argomento di questa giornata, il politicamente corretto alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Ma cosa è? Cominciamo dal dare una definizione. Esso designa un tentativo di orientare il linguaggio per evitare di offendere alcune categorie di persone. In poche parole, vuole suggerire a tutti cosa devono dire e non dire quali termini usare o non usare. In apparenza sembrerebbe qualcosa di eticamente nobile, no? perché porterebbe a non offendere nessuno. Ma riflettendoci, alla luce dei grandi principi della dottrina sociale, ma anche del buon senso che la dottrina già contiene, ci si accorge che diventa una trappola pericolosa per la libertà di pensiero e di parola. Viene in ultimo ad attentare alla libertà della persona e alla democrazia sociale e non sono parole esagerate perché dal prosieguo cercherò di motivarle. Negli anni passati, tanto per fare un esempio, il politicamente corretto ha voluto appunto correggere alcuni termini, che so io, negro non è il caso da, di usarsi, al suo posto si usi nero, che è il contrario di uomo bianco e quindi è lecito. Così come no zingaro sì invece a rom o sinti, cioè all'etnia di appartenenza. No nulla facente sarebbe offensivo, disoccupato sì, handicappato no, disabile va bene, meglio ancora se diversamente abile. Così come no spazzino perché offensivo ecologico invece sì ed è perfino elegante. Ecco allora è politicamente corretto eh, portando questi esempi ci fa capire in che modo si è orientato. Ma nel tentativo di usare un linguaggio inclusivo fu questa necessità iniziale ha operato l'esclusione di coloro che non si adeguano a termini ben definiti. Allora il politicamente corretto rivela dei punti critici che già sono stati sottolineati a diversi pensatori e indirettamente segnalati dalla dottrina sociale della Chiesa. Ma quali sono questi punti critici e, e negativi? Ne farò un breve elenco. Il primo è il conformismo linguistico. Eh, a cui si vuole spingere chiunque parli pubblicamente. Alcune parole sono di moda, con alcuni significati, altri no. Allora, eh, che so io, oggi c'è un termine che gira molto, resilienza, che prima non si sentiva per niente, o omofobico, se non sei d'accordo su certe cose legate alla famiglia, al matrimonio, al sesso e così via. Un altro aspetto negativo è il voler imporre un pensiero unico. Certe parole vanno pensate in un certo modo. Oggi si usa molto il, il termine sempre composto di diritti civili, ma diritti civili cosa sono? Sono tutti? No, pensiero unico intende soltanto alcune esigenze di alcuni gruppi. Un altro aspetto è il bizantinismo linguistico, lo definiamo così, cioè un uso di termini che continuamente vengono modificati in modo anche così... Bizantino, ampolloso, un po' pesante, nell'arco degli anni lo si nota. Vi faccio un esempio: si parlava prima di minorati che poi diventano invalidi, però anche invalido non va bene, handicappati, ma neanche handicappati perché magari è meglio portatori di handicap. Poi disabili, ma neanche quello, diversamente abili. Allora è un bizantinismo vero e proprio. Inoltre eh, si usano spesso nel politicamente corretto definizioni non mediche che creano confusione. Per esempio non deambulante per indicare un para o tetraplegico e non sarebbe male, nulla di male nell'usare quei termini scientifici. Inoltre, un altro limite è la l'uso di definizioni alternative a quelle usate dagli enti che tutelano alcune categorie di persone, per esempio sordo e offensivo, al massimo non udente, così cieco, al massimo non vedente. Eppure in Italia, solo per parlare dell'Italia, esistono diversi istituti per ciechi per sordi, per sordomuti, esistono associazioni di ciechi. E eh, come? Allora, questi qui usando questi termini offendono, stanno offendendo, ma guarda caso sono le uniche istituzioni che si dedicano ad alleviare i problemi di queste categorie con difficoltà. Ecco, allora parla da solo quanto vi sto dicendo. Inoltre... Il politicamente corretto è grave perché non distingue le parole dall'intenzione e rende reato l'intenzione, che è qualcosa di interiore che eh, solo il soggetto che parla o che pensa conosce, è solo Dio. Ed è questo gravissimo. Inoltre, fa emergere la presenza di gruppi culturali che. Determinano quali termini usare e quali no. E sono gli stessi gruppi culturali che, poi, attraverso magari i mass media impongono delle pene. Vedasi l'agonia mediatica o se passano certe leggi, come sono passate in altri stati, arreati da codice penale. Un altro aspetto che non va: qual è, è il nichilismo è la superficialità perché spesso rivela il politicamente corretto una visione culturale grossolana, superficiale. Si pensa a quello che è avvenuto in America l'anno scorso, col buttare a terra alcune statue di bianchi eh, senza distinguere molto. L'altro aspetto negativo, e concludo, è una certa ipocrisia eh, che eh, deriva... Dal dichiarare in pubblico magari ciò che non si fa in privato, per cui possiamo avere delle femministe accese che poi trattano malissimo le proprie impiegate o le proprie dipendenti. Allora il politicamente corretto, malgrado questi aspetti negativi, però, però, però si presenta come un magistero sociale dove i sacerdoti radical chic del momento pontificano su cosa dire, cosa non dire, cosa pensare, cosa non pensare. E mentre il magistero della Chiesa purtroppo dall'interno e dall'esterno è abusato, denigrato, irriso, messo da parte, quello mondano è rispettato ed è difeso con un piglio quasi inquisitoriale. È un tentativo ingiusto, in poche parole, politicamente corretto, di dirti come parlare e pensare. La memoria corre al romanzo di Horwell 1984 e alla neolingua che veniva continuamente creata dal Ministero della Cultura. La sua storia, la storia proprio del termine, smaschera la sua anima totalitaria. Il termine appare per la prima volta, per esempio, nel vocabolario marxista-leninista dopo la rivoluzione del 1917. Negli anni '30 si diffonde molto nei gruppi di sinistra negli Stati Uniti, negli anni '80 ritorna sempre in gruppi di sinistra, ma anche in gruppi liberal e radicali. Ma quali sono i principi non negoziabili, usiamo tra virgolette questo termine del politicamente corretto? Eh, ne ho indicati alcuni, potrebbero essercene altri, ma credo che questi lo sostanzino abbondantemente. Il primo è questo: l'Occidente cristiano ha solo fatto danni nella storia e allora. L'evangelizzazione degli Indios, il colonialismo, si pensa a quel movimento che accennavo poc'anzi negli Stati Uniti che voleva cancellare certa cultura, ecco questo è un principio. Il secondo, l'uomo è il nemico fondamentale dell'ambiente. Terzo principio, ogni desiderio è diritto. Il quarto principio, alcune minoranze Donne, gay, ebrei, negri, migranti, eccetera, sono sacre, altre no. Si vedono gli armeni, si vedono i cattolici perseguitati nel mondo, eccetera. E un altro principio che gira tra questi intellettuali è la Chiesa è corrotta come il vaso di Pandora, per cui ha preti pedofili, scandali vaticani, ingerenze alla vita degli stati, quindi non ha niente da dire, niente da insegnare. Questi principi eh, comprendete eh, come sono ambigui, anzi falsi e pericolosi. Sono nate delle reazioni contro il politicamente corretto. Il 7 luglio, per esempio, dell'anno scorso, dopo quei fatti americani, più volte qui accennati. 150 intellettuali hanno sottoscritto a lettera aperta protestando contro questo modo così ideologico di affrontare le cose. Se poi si pensa che sempre in America hanno eh, chiuso un istituto di studi classici perché erano soltanto uomini, poeti antichi e i filosofi antichi studiati, beh, capite la necessità di sottoscrivere una di queste eh, lettere. Anche in Italia ci sono stati degli intellettuali, per esempio Raffaele Ventura, a un certo punto scrive, il politicamente corretto ha finito per diventare una teoria della guerra giusta alla portata di chiunque. È interessantissimo, ma non sto qui a commentarlo. Il filosofo Costanzo Preve, che è di aria marxista, già nel, nel 2005 scriveva, politicamente corretto avrebbe convogliato tutte le energie progressiste verso battaglie morali culturali in contrasto della difesa dei diritti sociali ed economici importanti. Lui si lamentava che certo progressismo è diventato radical chic che ha messo da parte alcuni diritti. Però forse il progressismo, per una sua logica interna, poi va a finire in questa maniera. Allora, il politicamente corretto è un atteggiamento abbastanza ambiguo, pericoloso, che oggi sta mietendo delle vittime, basti pensare a ciò che è avvenuto al, dietro l'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo. Concludo leggendovi un paio di passaggi della centesima Annus di Giovanni Paolo II. Una democrazia senza valori, si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo. Uno stato di diritto deve essere, in uno Stato di diritto deve essere sovrana la legge, la legge come comando della ragione e non la volontà arbitraria degli uomini. È politicamente corretto, credo, che esprima una volontà arbitraria di alcuni uomini e credo pure che attenti al vivere democratico perché non incarna veri valori ma contenuti ideologici del momento.